Com'è andata la ricerca di Sara? Non siamo riusciti a trovarla da nessuna parte. Il mare è troppo mosso, è impossibile trovarla. E sulla terraferma non vi è traccia di lei. Tolby è responsabile per ciò che è successo a Sara. Nessuna parola potrà migliorare il tuo dolore per quello che è successo, Faran. Ora l'unica cosa che possiamo fare per Sara è sperare. Ma che mi dici, Jen e gli altri? Niente, abbiamo cercato ovunque, ma non si trovano. Il terreno si è aperto e ha causato uno scossone del faro. E tutta Idejima è stata inghiottita dal mare. Non proprio, però. Oh no, ma allora Jen e gli altri devono essere... al faro. Felix ha detto di aver mandato Jen alla nave. Ma crediamo che siano ancora vivi. Potrebbero essere stati spazzati via dal mare insieme a tutta Idejima. Abbiamo deciso di continuare a cercare Jenna. Vero, Geko? Non preoccuparti per Sara ora. Prima dobbiamo trovare Jenna. Non ho dubbi che troveremo Sara. Non è la prima volta che Sara corre seri pericoli ed è sempre sopravvissuta. Ma questa volta è stato un miracolo. Chi avrebbe detto che il mare sarebbe arrivato fino al faro proprio quando è caduta? E tu credi che questo sia un miracolo? Pensi che sia stata soltanto fortuna? Consideriamola una fortunata coincidenza per il momento. Ciò che è capitato a quella bambina non è mai una coincidenza. Quindi credi che Sara sia sopravvissuta? Sì, senza dubbio. Soltanto perché Sara faceva parte degli adepti? Adepti? Cosa sono? Beh, sono... loro. Sono tutti quelli che hanno i suoi stessi poteri. Geko, tu e i tuoi amici siete speciali. Siete potuti entrare nelle antiche rovine nel faro di Venere. Ma Sara era diversa, non poteva entrare nelle rovine. È soltanto perché le abilità di Sara sono diverse dalle nostre. Anche se glielo spiegassi mille volte, Faran non capirebbe. Garrett, sei troppo duro. Ma non c'è tempo per parlare, dobbiamo metterci in marcia. Ah, certo, non volevo farvi perdere tempo. Garrett. Non intendevo dire quello. Voglio dire che mentre stiamo a parlare, Jenna potrebbe essere dispersa in mare. Capisco che tu voglia partire al più presto. Il mare è molto mosso da quando è stato acceso il faro, siete prudenti. Anche tu, addio. Fate attenzione, addio. Grazie mille, spero che si riesca a trovare Sara. Forza, la libero. Aspettami fuori dalla casa di Faran, devo parlarvi, va bene? Sono qui, ti sto aspettando. Dove vai, Geko? Yodem ci ha chiesto di aspettarlo, non ricordi, certo. Geko, devi essere davvero stanco per non ricordare. Possiamo ritardare la partenza ancora per un po', aspettiamo. E beh, io quello dovevo fare. Se non mi allontanavo lui non veniva. Grazie per avermi aspettato. Come avrete senz'altro immaginato, devo parlarvi di Lemuria. Sì, la lontana isola degli antichi in mezzo al mare. Non riuscendo a trovare Jenna, siete tornati al faro di Venere. Sì, la base del faro era allagata, quindi non siamo riusciti ad uscire fuori. Ed è allora che avete guardato verso il mare, come avevate promesso a Babi. Sì, e abbiamo notato un punto avvolto dalla nebbia. Ricordavo che Babi aveva detto che Lemuria è sempre coperta dalla nebbia. Non ne sono certo, ma inizio a credere che potrebbe essere Lemuria. Ma allora la vita di Babi potrebbe... essere salvata? Sì. Beh, allora dobbiamo andarci. Bene, allora è deciso. Farò in modo che possiate partire subito. Ma prima dobbiamo trovare Jenna. Questo è l'altro motivo per cui volevo vedervi, per darvi questo. Yodem porge la sfera nera. Allora, vorrei
fare solo una piccola domanda. Cosa succedeva se avevo l'inventario pieno adesso? E forse ce l'ho. Ehi, ma quella è... Mi servirà per poter usare la nave di Babi. Babi mi ha raccontato che l'antico vascello è davvero speciale. Con quello, cercare Jenna sarà molto più facile. Grazie! Ma voglio che trovate le Lemuria al più presto. Abbiamo promesso a Babi che avremmo trovato le Lemuria, non possiamo deluderlo. Ecco, tieni. Geco dalla sfera nera, Ivan. Tieni, Ivan. Ah, beh, certo! Ah! Aspetta, è impossibile che tu abbia l'inventario pieno in questa sezione, perché a prescindere da tutto ti si libererà sempre uno slot dato proprio dal bastone sciamanico che daremo a Sara, è vero? Cioè, me l'ero dimenticato questa cosa. La nave è ancora ancorata alla fine della città, la riconoscerete senz'altro. Addio e portatemi notizie di Lemuria. Certo. Statemi bene, ragazzi. Già, andiamo, Geco, finalmente vedremo l'oceano. Al mare a mostrare le chiappe chiare, è tempo di partire. Già, non possiamo fare nient'altro. Questa è la fine. Anche perché, se non era per il bastone, davvero avevamo l'inventario pieno. Mamma mia. Allora, voglio fare solo un sunto delle cose veramente utili che ci portiamo dietro nel prossimo gioco. Su Geco abbiamo il cappello Esca. Tutto il resto è secondario. Su Garrett abbiamo una vasta sezione di cose maledette. E sinceramente, a parte la corona, il resto è secondario. Per esempio la maglia demoniaca, proprio zero. L'elmo mistico ce lo portiamo per portarcelo. La squame di drag, idem. L'armatura mistica, idem. Il cappuccio ninja potrebbe essere utile. Ivan purtroppo non lo conto perché l'abbiamo riempito di pietre e cagate varie. E invece lei... A parte un paio di cosine come la spada rapida o veramente i guanti, ma niente più, lei si porta dietro solo peso inutile. Per esempio l'acqua magica, che è un oggetto unico che puoi avere solo una volta, ti serve per una sola missione, per carità, ma non ci serve più. Io me la sto portando per portarla nel prossimo gioco e basta. Ma non c'è nessun motivo per portarla, come ad esempio la gemma d'arresto. Nel secondo gioco, io che mi ricordi, non serve a nulla, a zero. Questa serie è arrivata alla sua inevitabile conclusione e sono veramente contento perché sono anni che non rigiocavo questo titolo e, come avete visto durante la serie, io moltissime cose non me le ricordavo ed è stato bello poterle anche riscoprire. È bello poter guardare questo salvataggio con questi tre salvataggi. Abbiamo Luca, il vero possessore di questo gioco, Piert, il mio primissimo salvataggio, e Geco, l'ultimo salvataggio, il salvataggio più completo, quello che un bambino non è riuscito a fare. Quasi però, 6, 7, 6 e 7. Non siamo andati tanto lontani. Luca, Luca, mi dispiace per lui, ma hai fatto schifo, fratello. 4 di vento. E dai, però è bello vedere che per entrambi avevo fatto il ninja. E sono anche contento di vedere come in realtà è tutto a scalare. Luca, primissimo gioco probabilmente, con pochissimi soldi, 38 ore di gioco e pochi digin. Io, un livello superiore, moltissimi soldi in più perché appunto avevo farmato, e 40 ore. Qua ho farmato, ma ho giocato molto più velocemente, senza troppe difficoltà, e abbiamo tutto, tutto. Sono veramente fiero di poter... ripensare al me stesso bambino e dire: bravo, bravo, l'hai superato. Ho avuto ordine di lasciarvi passare, la porta è aperta. E con questo vorrei, giusto curiosità mia, non lei, io, scusatemi, vediamo se dentro le casse troviamo qualcosa per l'ultima volta. Anche solo una medaglia di gioco sarei stata contento, però eccola qui, la nave di Lemuria. Ivan tira fuori la sfera nera e fa rialzare questo antico vascello. Molto bello, tra l'altro, aggiungo io. È davvero figo. Bello come poi si è asciuttissimo. Sembra che sia giunta finalmente l'ora di lasciare il Gondowan. O Gondowan, boh. Che strano. Abbiamo viaggiato così a lungo e mi pare di essere soltanto all'inizio.
perché in fondo è così, Ivan. Ma pensarci bene, sono già successe così tante cose. Eh già. Sembrava quasi come se ci stessero guardando, ci stessero per ringraziare, quasi. Ma appena troviamo Jenna, la nostra avventura sarà finita, vero? No, Garrett. Come dici, la nostra prossima avventura, e quale sarà? Non avrei mica dimenticato, Garrett. La nostra promessa a Babi. Ah, Lemuria. E io in realtà parlavo anche di tutt'altro, cioè c'è tantissimo da fare, lo stage talmente tanto che io non me lo ricordo. E oltre a quello, c'è anche poi il gioco per DS. Chissà che posto sarà Lemuria. Dobbiamo trovare Jenna prima di andare a Lemuria, vero? Sì, è importante. Comunque sia, questa sarà la nostra prima volta sull'oceano. È l'oceano che Kraden ha sempre voluto che vedessi. Il mare è molto mosso, pensi che andrà tutto bene? Certo, è una nave magica. È una nave di Lemuria, non avremo problemi. Allora, partiamo. Partiamo, il mare ci aspetta. Anche Jenna ci sta aspettando. Che bello. Andiamo! Ho i brividi. Mi ha dato così tanti ricordi. E come Mario e Luigi, tutti i giochi del Game Boy Advance. Ho un ottimo ricordo io. Perché ovviamente te li ricordi difficili, perché sono i ricordi di un bambino. La prima partita di un bambino. Le difficoltà che un bambino avrebbe dovuto sorbirsi per superare tutto questo. Ovviamente questo gioco era per un pubblico giusto pelo più adulto di quello che era un bambino. Ma come ho già detto più di una volta, Game Boy, Game Boy Advance, la PlayStation 1 e 2 al tempo erano considerati veramente giochi per bambini. Erano utilizzati dai bambini. E vedere una roba del genere in mano a un bambino ti fa pensare, cavolo, gli hai messo una sfida veramente ulteriore. Una sfida che, per esempio, Luca non ha completato al 100%, una sfida che nemmeno io nella mia vecchia partita ho completato al 100%. Pierte, il salvataggio mio vecchio, è quasi al 100%, è diciamo al 95%. Se vogliamo essere un po' più specifici in realtà, forse un po' meno del 90%, visto che probabilmente gli oggetti li vendevo perché appunto non sapevo che poi avrei potuto trasportare tutto nel secondo gioco. Mi mancano due Digin, gli oggetti che probabilmente ho equipaggiato non sono i migliori. Ma già al tempo sono abbastanza contento di aver creato un salvataggio veramente buono. Con questo, oltre appunto a tutti gli oggetti che ci portiamo nel prossimo gioco, abbiamo dei personaggi già a un livello molto superiore a quello che avrei potuto fare fin dal tempo. Non avevo sicuramente tutta questa pazienza. Però signori, è stata un'avventura. È veramente un'avventura che mi è sempre rimasta qui, non solo a me, anche a un mio caro amico che sinceramente aveva scoperto che condividevamo questa passione per questo gioco. Mi ha fatto voler bene tantissimo a questa persona e è incredibile, è veramente incredibile che questo gioco ancora adesso, secondo me, sia così completo, veramente. E nella speranza di rivederci presto, perché dopo questa serie, come probabilmente state già vedendo, starò portando un altro gioco, ma appena finirò quello riprenderemo Golden Sun Lost Stage. Quindi signori, vi ringrazio a tutti, guarda quella nave, per aver seguito anche questa serie. Davvero, grazie a tutti di cuore, perché per me è stato veramente importante questa serie, sia al tempo sia adesso. Quindi signori, vi ringrazio ancora una volta e ci vediamo a una prossima serie. Ciao a tutti! Uno speciale ringraziamento. Pam param pam 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 pam
Vuoi salvare il gioco? Assolutamente. Non puoi riprendere il gioco con questi dati. Decidi con attenzione dove salvare i dati. Ovviamente, sul mio salvataggio. Oh, ma guarda! Ancora sta succedendo qualcosa. Vedo un'isoletta che è in movimento. Oh, Kraden, per quanto tempo ancora quest'isola continuerà a muoversi? Non lo so, speravo che lo sapessi tu. Ah, non mi sei di nessun aiuto. Ehi, ho fame. Come puoi pensare al cibo adesso? Vabbè, vorrei sapere cosa è successo a mio fratello. Non ne sono certo, ma credo che abbia acceso il faro di Venere. Non dirlo neanche per scherzo, è per questo che stiamo andando alla deriva. Ehi, come sei irritabile oggi, Jenna? Beh, probabilmente sei preoccupata per Felix. Jake e i suoi devono essere stati nelle vicinanze. Probabilmente sono... Quanto mi mancano, Jake, Felix, anche Garrett un pochino. Ho qualcosa da farvi vedere. Da questa parte. Che cosa sarà mai? Felix, Sara! Felix, Sara! Già. Ma allora, sono vivi? Sono vivi! Questo cos'è? Alex, cos'è successo? Continua! Che brividi!